Cari amici, eccoci ancora insieme per continuare il nostro discorso su Luigi Pirandello. Come ricorderete, la settimana scorsa noi tentammo di vedere quali erano e come nascevano i temi fondamentali, gli interessi principali del teatro pirandelliano e come l'autore via via li veniva svolgendo e sviluppando attraverso le successive commedie. Ricorderete che parlammo anche del fatto che quegli interessi all'origine nascevano nell'ambito specificamente narrativo, di tipo, diciamo, piuttosto realistico. E parlammo anche di quel importante fenomeno culturale, psicologico e di costume che va noto sotto il nome di pirandellismo. Ora, una delle componenti più interessanti del teatro pirandelliano è dato certamente dal dialogo. Il dialogo pirandelliano ha una sua caratteristica tutta particolare, del tutto diversa da quella di altri scrittori di teatro, tant'è vero che questo dialogo è stato frequentemente, direi troppe volte, imitato dagli altri. La caratteristica di questo dialogo è quella di essere così tutto spezzato, tutto rotto, un dialogo che sia il più possibile, direi, coerente a quello che sono i contenuti ideali del teatro di Pirandello. Un dialogo che trasferisce sul piano dello stile i contenuti delle commedie. Ora, per darvi un esempio di questo tipo di scrivere, di questo modo di scrivere il dialogo teatrale di Pirandello, io vorrei farvi ascoltare un breve monologo da una celebre commedia di Pirandello, Tutto per bene. Vedrete che qui, se ponete attenzione, vedrete che non c'è una proposizione che non sia fortemente ellittica. Credo che sia difficile scrivere in modo più ellittico di questo e, diciamolo pure, in modo più efficace, drammaticamente. Di sfuggita vorrei farvi anche notare con quale bravura, con quale abilità l'attore, che qui è Salvo Randone, riesca a recitare questo monologo, queste battute così difficili. Oddio, no. No, non è possibile, non è possibile. Ha mentito, perché non è possibile. Ma allora? No, tranne che non fu al... E come poté poi? No! No, non è possibile. Non è... Lei. 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 Ricorderete certamente che l'altra volta io vi accennai ad alcuni inevitabili punti di caduta, punti di cedimento nell'arte pirandelliana. Erano precisamente quei momenti in cui Pirandello si compiaceva a portare in luce i suoi ragionamenti paradossali, i suoi sofismi troppo lambicati, le sue bizzarrie. Erano cioè i momenti più pirandelliani di Pirandello, quelli in cui egli tentava di fare l'avvocato. Vi dissi che una delle accuse che viene mossa dalla critica al teatro pirandelliano è proprio questa, di respirare nelle commedie di Pirandello una certa aria avvocatesca. Ben inteso, noi vogliamo farvi vedere non soltanto i lati positivi dell'arte di Pirandello, ma anche quelli negativi, proprio perché dall'esame degli uni e degli altri si possa ricavare un giudizio che sia il più possibile sereno, il più possibile completo sull'arte di questo scrittore vista nei suoi vari aspetti, nei suoi vari momenti. Sempre a proposito di questi punti di cedimento, ora vorrei farvi vedere una breve scena da un'altra nota commedia, Il piacere dell'onestà.
Notate qui con quale compiacimento Pirandello insista in questo modo di presentare le cose, in questo modo un po' paradossale, un po' sofistico. Con quale compiacimento, in altre parole, Pirandello si metta a fare l'avvocato. Ti presento il mio amico, Angelo Baldovino. Il marchese Fabio Colli, mio cugino. Prego, prego, si accomodi. Bene, immagino che avrete da parlare. Io vi lascio. Ci vediamo più tardi all'albergo noi. Ciao. Le chiedo prima di tutto una grazia. Prego, dica. Signor Marchese, che mi fa di aperto. Io non chiedo di meglio. Grazie. Forse lei non intende questa parola aperto come la intendo io? Oddio mio, non so. Aperto, con tutta franchezza. No. E allora come? Non basta. Vede, signor Marchese, inevitabilmente noi ci costruiamo. Mi spiego. Io entro qui e subito divento quello che devo essere, quello che posso essere. Mi costruisco, mi mostro cioè a lei nella forma adatta alla relazione che vogliamo contrarre, e altrettanto fa di sé lei che mi riceve. Ma dentro queste nostre costruzioni restano ben nascosti i nostri più segreti pensieri, i nostri intimi sentimenti, tutto quello che siamo per noi al di fuori dalle relazioni che vogliamo stabilire. Mi sono spiegato? Ah, sì, sì, certo, certo. Mio cugino mi ha detto, infatti, che lei è molto intelligente. Ora lei crede che abbia voluto dare un saggio della mia intelligenza? No, 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 io dicevo così perché approvo ciò che lei ha saputo dire così bene. Allora, se permette, comincerò io a parlare aperto. Provo da un pezzo, signor Marchese, un indicibile disgusto di tutte le costruzioni di me che devo mandare avanti per le relazioni che sono costretto a stabilire con, diciamo così, con i miei simili, se lei non si offende. Prego, dica, dica. Io mi vedo di continuo, signor Marchese, e dico, ma quanto è vile, ma quanto è indegno quello che ora tu stai facendo. Ma no, via, perché non dica così? Perché sì, scusi. E potrebbe domandargli allora perché lo faccio, ma molto per colpa mia, molto per colpa d'altri. Ed ora per forza di cose non posso fare altrimenti. Volersi in un modo o nell'altro è presto fatto. Tutto sta a vedere se possiamo essere quelli che ci vogliamo. Non siamo soli. La bestia che ci porta, lei è un bel bastonarda, non la riduce mai alla ragione. Proprio a persuadere l'asino a non camminare rasente ai precipizi. Si piglia bastonate, cinghiate, strattoni, ma va lì perché non può farne a meno. E quando va ben bene bastonato, guardi gli occhi addogliati. Scusi, non ne sente pietà. No, non dico scusarla. L'intelligenza che scusa la bestia si imbestialisce anch'essa, ma scusarla e averne pietà è un'altra cosa. Ah, sì, 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 certo, certo. Ma vogliamo venire a noi? Ci siamo, signor Marchese. No, ho voluto dirle questo per farle capire che avendo il sentimento di quello che faccio, ho anche una certa dignità che mi preme di salvare. Non c'è altro modo di salvarla che parlando aperto. Fingere sarebbe orribile, oltre che laido, volgarissimo. La verità. Una delle più divertenti commedie di Pirandello è La Patente. Nella Patente appare più scoperto, più evidente, quel tipico umorismo pirandelliano, così rassegnato, così amaro. Voi sapete certamente che per Pirandello l'umorismo era un fatto, un argomento molto importante, anche in sede teorica. È noto che egli ha scritto un saggio teorico proprio intitolato L'umorismo. Ora, da questa commedia, La Patente, io vi mostrerò una lunga scena
pregandovi di fare molta attenzione alle differenze che intercorrono fra questa scena e quella che abbiamo vista poco fa dal Piacere dell'Onestà. Notate come qui tutto sia più rapido, più centrato e quindi necessariamente più efficace. Dica un po', sa o non sa che il figlio del sindaco ha chiesto il patrocinio dell'avvocato Lorecchio? Sì, lo so. E lo sa che io, Rosario Chiarchiaro, io stesso sono andato dall'avvocato Lorecchio a dargli sotto mano tutte le prove del fatto. Come? E cioè che non solo io mi ero accorto da più di un anno che tutti vedendomi passare facevano le corna e altri scongiuri più o meno puliti, ma anche le prove, signor giudice, prove documentate, testimonianze irrepetibili, sa, irrepetibili di tutti i fatti spaventosi su cui è edificata incrollabilmente, incrollabilmente, la mia fama di iettatore. Come? Voi... Scusate, voi siete andato a portare le prove all'avvocato avversario? All'Orecchio, sì, signore. Oh. Ah, io vi confesso che capisco anche meno di prima. Meno? Lei non capisce niente. Ah, sì. E vabbè, scusate, io ve lo dimostro. Voi siete andato a portare codeste prove contro voi stesso all'avvocato avversario. Perché? Per rendere più sicura l'assoluzione di quei due. Eh. E chiaro? E scusate, allora perché vi siete querelati? Ma in questa domanda, appunto, è la ragione, è la dimostrazione che lei, signor giudice, non capisce niente. Io mi sono querelato perché voglio il riconoscimento ufficiale di questa mia potenza. Non capisce ancora? Io voglio che sia ufficialmente riconosciuta questa mia potenza terribile, che ormai è il mio unico capitale, signor giudice. Oh, povero Chiarchiaro. Povero Chiarchiaro mio, ora capisco. Sì. Bel capitale, povero Chiarchiaro. Ma che te ne fai? Che me ne faccio? Come che me ne faccio? Ma lei, caro signore, per esercitare codesta professione di giudice, anche così male come la esercita, dica un po', non ha dovuto prendere una laurea? Sì, la laurea. E dunque, voglio anch'io la mia patente, la patente da iettatore, con tanto di bollo, bollo legale. Iettatore patentato dal Regio Tribunale. E poi? Che te ne farai? Che me ne farò? Ma dunque è proprio deficiente lei. Me lo metterò come titolo nei biglietti da visita. Ah, le par poco. La patente sarà la mia professione. Io sono stato assassinato, signor giudice. Sono un povero padre di famiglia. Lavoravo onestamente. Mi hanno cacciato via e buttato in mezzo a una strada perché iettatore. In mezzo a una strada con una moglie paralitica da 3 anni in un fondo di letto e 2 ragazze che, se lei le vede, signor giudice, le strappano il cuore dalla pena che le fanno. Belline tutte e due. Ma nessuno vorrà più saperne perché, figlie mie, capisce? E lo sa di che cosa campiamo da essere di quattro? Del pane che si leva di bocca il mio figliolo, e oppure la sua famiglia, 3 bambini. E le pare che possa fare ancora a lungo, povero figlio mio, questo sacrificio per me? Signor giudice, non mi resta altro che di mettermi a fare la professione di iettatore. Ma che ci guadagnerete? Che ci guadagnerò? Ah, ora glielo spiego. Intanto mi vede, mi sono combinato con questo vestito, questa barba, questi occhiali,
Appena lei mi farà ottenere la patente, entro in campo. Lei dice come? Me lo domanda, ripeto, perché è mio nemico. Io, ma vi pare... Lei, sì, signore, perché s'ostina a non credere in questa mia potenza. Ma per fortuna ci credono gli altri, sa? Tutti ci credono. Questa è la mia fortuna. Ci sono tante case da gioco nel nostro paese. Basterà che io mi presenti, non ci sarà bisogno da dir niente. Il tenutario della casa, i giocatori mi pagheranno sotto mano per non tenermi accanto e farmene andare via. Mi metterò a ronzare come un moscone attorno a tutte le fabbriche. Andrò a impostarmi ora davanti a una bottega, ora davanti a un'altra. Là c'è un gioielliere? Avanti alla bottega di quel gioielliere. Mi pianto lì. Mi metto a squadrare la gente così. E chi vuole che entri più a comprare una gioia in quella bottega o a guardare in quella vetrina? Verrà fuori il padrone, mi metterà in mano 3-5 lire per farmi scostare e impostare da sentinella davanti alla bottega del suo rivale. Capisce? Sarà una specie di tassa che io d'ora in poi mi metterò a esigere. La tassa dell'ignoranza, eh? Dell'ignoranza? No, caro lei, la tassa della salute. Perché ho accumulato tanta bile e tanto odio io contro tutta questa schifosa umanità che veramente credo, signor giudice, d'avere qua in questi occhi la potenza di far crollare dalle fondamenta un'intera città. Mario Scaccia è l'attore che sotto quella barba, con quegli occhiali, con quell'abito nero da iettatore ha interpretato questa parte. Voi sapete bene che in questi nostri incontri con gli scrittori di teatro io cerco sempre di sentire il più possibile il parere degli interpreti e degli attori, proprio perché nessuno come l'interprete è in grado di dirci quello che pensa sul testo interpretato, sul testo da lui portato sulla scena. E queste sue osservazioni ci servono particolarmente per vedere proprio l'angolo visuale teatrale, quell'angolo cioè che interessa soprattutto il nostro discorso. Ascoltiamo perciò quello che ci racconta Mario Scaccia di questa scena, in una intervista che io ho girato qualche tempo fa apposta per questo incontro con Pirandello. Abbiamo qui con noi Mario Scaccia, l'attore che ha interpretato la parte di Rosario Chiarchiaro nella scena che ora abbiamo visto. Ora Scaccia, io vorrei chiederle, a me sembra che questo personaggio, come del resto molti personaggi di Pirandello, sia in un certo modo una figura a due facce, cioè voglio dire, da un lato Chiarchiaro ci si presenta con un carattere decisamente grottesco, addirittura caricaturale nella sua stilizzazione così forte. Dall'altro lato, invece, questo personaggio ha una forte carica di umanità, un'umanità dolorosa, vorrei dire ripiegata su se stessa. Ora lei, interpretandolo, come ha creduto di risolvere questa duplicità del personaggio? Beh, con un compromesso, tant'è vero che con il regista Corrado Pavolini nei primi giorni di prova io ebbi delle lievi schermaglie, in quanto secondo me, forse per un'esperienza teatrale dello stesso personaggio che avevo fatto 10 anni prima, pensavo di risolvere l'interpretazione sul piano essenzialmente umano del personaggio. Cioè diciamo realistico. Realistico, sì. Tirandone fuori proprio quello che c'è di amaro, di miseria nel personaggio stesso. Corrado Pavolini invece lo vedeva sotto l'altro aspetto, essenzialmente, tant'è vero che anche per la truccatura del personaggio, molto importante in questo personaggio pirandelliano, desiderava una truccatura stilizzata, aveva fatto preparare una barba nera, quadrata, che io mi rifiutai di mettere, stando alla didascalia di Pirandello stesso che ce lo descrive con queste parole, Rosario Chiarchiaro si è fatto crescere una barba cespugliosa ed ispida. Quindi una barba irregolare. Irregolare. No? È vero che io me l'ero fatta crescere. Sì. Invece il regista non volle, proprio per quell'interpretazione che voleva dare al personaggio. Quindi, dopo queste nostre schermaglie, ho dovuto risolverlo con un compromesso. Non so se ci sono riuscito. Sì, l'interpretazione è molto interessante, indubbiamente, ma lei pensa cioè che sarebbe stato forse meglio
accentuare l'aspetto, diciamo, naturalistico del personaggio. No, ripeto, forse perché era in me l'altra esperienza teatrale, sul quale... Un'esperienza molto più antica. Sì, di 10 anni prima, per la quale io avevo visto il personaggio soltanto sotto quell'aspetto. Ma non credo che sia sbagliato averlo risolto così, con un compromesso. A proposito di questa amarezza, vogliamo vedere un po' quali sono, secondo lei, i moventi, le ragioni di questa amarezza. Perché il personaggio è così amaro? A me sembra che lo dica Chiarchia lo stesso, nella battuta in cui dice appositamente: credo di aver accumulato tanto odio io contro questa sporca umanità, di avere qui in questi occhi la forza di incenerire una città intera. Evidentemente è un uomo povero che ha subito delle ingiustizie, delle angherie. Probabilmente proprio per questa sua apparente fisionomia di jettatore. Quindi c'è un dissidio tra il mondo esterno. Tra il mondo esterno e lui. E lui. Per questa ragione probabilmente lei voleva anche accentuarne l'aspetto, diciamo, naturalistico. Sì, anche perché, come ho detto poco fa, lo stesso Pirandello ce lo descrive nella didascalia di presentazione, quest'uomo emaciato dalla barba cespugliosa, cresciuta male, dai denti gialli, un uomo povero che soffre anche la fame, tra l'altro. D'altra parte penso che anche, credo almeno, che anche l'interpretazione che avrebbe voluto dare il Pavolini, in un certo senso era legittima. Sì. Cioè ci sono delle, direi quasi delle assurdità, no, nella figura di Chiarchiaro, quello che dice, quello che fa, il stesso fatto, insomma, che desideri una patente di jettatore. Sì, sì. Quindi questo autorizza, mi sembra, una interpretazione appunto estremamente stilizzata. Insomma, è un po' assurda tutta la storia, sì, come molte volte la storia di Pirandello. Sì, ma è un punto d'arrivo del personaggio. Voglio dire, non so se mi riesco a spiegar bene, che la miseria, la povertà, le ingiustizie, le angherie di cui Chiarchiaro è stato vittima l'hanno portato a sfruttare questo aspetto di jettatore che lui inconsciamente ha, e quando se ne è accorto trucca questa sua apparente jettatura proprio per farsene una veste che gli permette di guadagnarsi da vivere. Tanto è vero che chiude il bozzetto drammatico con le parole rivolte all'ispettore, in cui dice: istruisca il processo perché ormai sono ricco. Ha visto che con la morte provocata innocentemente da lui del cardellino, gli uomini presenti gli hanno dato una mancia. Un'altra domanda ancora: il particolare linguaggio di Pirandello, questo dialogo così spezzato, che è una delle caratteristiche, sì, più salienti e direi più imitate, no, del dialogo pirandelliano, è un tipo di dialogo che a lei rimane facile interpretare o no? A me sì. Cioè, pensa che corrisponda veramente a delle esigenze drammatiche, che sì, sia efficace drammaticamente? Sì, 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 senz'altro. Anzi, direi che il fascino del teatro pirandelliano è proprio nella dialettica, nel dialogo, voglio dire. In questa naturalezza, in questa, sì, scorrevolezza, sì, diciamo, del dialogo. Ho capito. Senta, Scaccia, oltre alla patente, quali sono stati gli altri suoi incontri con il teatro di Pirandello? Beh, ne sono stati molti. Un altro incontro televisivo con Pirandello l'ho avuto in occasione dell'Enrico IV, interpretato da Benassi, in cui io sostenevo la parte del dottore, una parte di fianco. Un'altra interpretazione teatrale invece di Pirandello è stato l'Umberto Laudisi nel Così è se vi pare. Poi sono stato Leone Gala nel Gioco delle parti, in un'altra edizione teatrale. Poi ho preso parte ai 6 personaggi in Cerca d'autore, nell'interpretazione di Vittorio Gassman e di Diana Torrieri, in una tournée nel Sud America. Bene, e di tutte queste interpretazioni che hanno occupato un largo spazio di tempo della sua carriera, quale secondo lei è quella che più l'ha soddisfatto, quella che le è piaciuta di più? Direi proprio questa, la patente. Quindi l'ultima interpretazione è quella che più le aggrada? Sì, che è stata l'ultima e la prima. Bene, io la ringrazio molto, Scaccia. Possiamo dire di essere fortunati ad aver visto proprio l'interpretazione che Scaccia ritiene la più valida della sua carriera pirandelliana. Abbiamo detto e ripetuto che il tema, il problema centrale, è stato proprio chiamato il problema centrale del teatro pirandelliano, è questo conflitto tra realtà e finzione, tra una sostanza reale e un'apparenza illusoria. È evidente che da questo conflitto nasce per l'uomo una impossibilità di conoscere, quella che è stata chiamata la filosofia pirandelliana sul piano della conoscenza, sul piano del problema gnoseologico, è una filosofia decisamente negativa.
Da questa impossibilità di conoscere, conseguentemente nasce anche sul piano morale un diffuso pessimismo, una certa amarezza. Ora, qual è l'ideale per Pirandello? L'ideale è di riuscire a portare sulla scena questo conflitto nel modo più diretto, nel modo più aperto, direi denunciando direttamente i termini di questo conflitto. C'è una commedia in cui tutto questo appare in modo abbastanza evidente, è la commedia che ora prenderemo in esame. Si tratta della Vita che ti diedi, una commedia scritta da Pirandello nel 1924. La Vita che ti diedi narra la storia di una vecchia donna la quale ha perduto il figlio, ma che non vuole credere alla morte di questo figlio. Una donna la quale crede di poter mantenere vivo il figlio fin tanto che lei lo crede vivo, contro ogni logica, contro ogni ragione. Come vedete è un tema tipicamente pirandelliano. Ora vedremo una scena da questa commedia, una scena in cui la donna ha appena ricevuto una lettera, la lettera della donna che suo figlio amava, la quale non sa ancora che il figlio è morto e alla quale la madre non vuole assolutamente confessare questa verità, tanto che è disposta perfino a scrivere lei stessa rispondendo a nome del figlio, fingendosi il figlio. È una scena che è interpretata con molta efficacia da Emma Grammatica. Mi ero trattenuto apposta per dirle questo e la lettera è arrivata. A lui, che non c'è più. No, no, è qua, è qua. Dice che vuol venire. Che viene, che viene. Ma bisognerà allora impedirlo. Subito. Come gli scrive, come gli scrive. E allora... anche lei potrà. Ma è disperata, è disperata. Ah, come gli è vivo in questa sua disperazione. Minaccia di uccidersi. Come volete che possa dirgli che lui non c'è più in questo momento? No, no. Ma suggerì lui stesso per questo? Di non farglielo sapere direttamente. No, ma penserà la madre di lei? No, no, ne impazzirebbe. Ma pure per forza, Anna, no, bisognerà. Dico, no, vi dico, è impossibile, guai, se ella non lo sapesse vivo ancora qua. Ma guai. Come, Anna, come? Ce l'ha la lettera per lei. Ecco. E che vorrebbe farne, signora? Lui avrà trovato le parole per trattenerla, per calmarla, per impedirle di commettere questo atto disperato di venire. E lei vorrebbe mandarle codesta lettera? Sì, la manderò. Oh, no, pensa signora. Quello che fai, Anna. Ma volete che io glielo uccida, uccidendo così anche lei? Ma scriverai alla madre nello stesso tempo? Sì, scriverò alla madre... raccomandandole di mantenerlo vivo nel suo cuore. Ma la lettera non è nemmeno finita. Bene. La finirò io. Sì. Aveva la mia mano. Oh. Scriveva come me. La finirò io. No! No, Anna! Non lo faccia, signora! Lasciatemi! Ha ancora questa mia mano. Per scriverle. E le scriverà. Lasciate, lasciate. E anche quando la ragazza arriverà nella casa per incontrarsi con il suo innamorato, la madre continuerà a insistere nella sua finzione, a portare questa sua finzione fino alle più estreme conseguenze, fino all'ultimo momento ella tenterà ancora di far credere che questo figlio è vivo. Chiusa com'è in questa sua convinzione, in questa sua dissennata certezza, che il figlio non sarà mai del tutto morto finché qualcuno ancora riuscirà a crederlo vivo. No, no, ti dirò io come si fa a non impazzire. Quando uno è lontano, come ho fatto io, mentre lui era per tanto tempo vicino a te. Io lo tenevo vivo, nel mio cuore, vicino, e così, così lo devi tenere tu. E vedrai, vedrai allora.
Vieni, vieni adesso. Vedi, queste sono le sue stanze, egli vive là. Là, qui. Dorme là? Sì, sì, e là ti scrive le lettere sue. Cose cattive, ma scritto. E qui su questa panca, anche ieri mi ha parlato così lungamente di te. E poi se ne è partito. Se tu sapessi. Ma ora? Ah, sì, certo. Ora è diverso con te così. E tornerà. Sì, tornerà. Tornerà. E solo quando il giovane sarà morto nella convinzione di tutti, allora anche la madre lo sentirà inesorabilmente, definitivamente morto. Ora veramente la vita che ella gli ha dato è veramente conclusa, veramente spenta. Viaggiare, vietarsi, consolarsi. Signor, signor. La nostra rassegna del teatro pirandelliano si sta ormai avviando alla conclusione. Abbiamo incominciato con la commedia Questa sera si recita soggetto e precisamente con le parole del dottor Ringfus, del regista. Le ricordate? Per levare a quello che io dico ogni area di paradosso, vi invito a considerare che un'opera d'arte è fissata per sempre in una forma immutabile che rappresenta la liberazione del poeta dal suo travaglio creativo, la perfetta quiete raggiunta dopo tutte le agitazioni di questo travaglio. Bene. Vi pare possibile, signori, che possa più essere vita dove non si muove più nulla? Dove tutto riposa in una perfetta quiete? Se un'opera d'arte sopravvive, è solo perché noi riusciamo a rimuoverla dalla fissità della sua forma, sciogliere questa sua forma dentro di noi in movimento vitale, e la vita gliela diamo allora noi, di tempo in tempo, diversa e varia dall'uno all'altro di noi, tante vite e non una. Sarà la stessa commedia a concludere il nostro discorso su Pirandello. Ora voi vedrete passare sui vostri teleschermi una scena d'insieme, una scena che io chiamerei corale di grande effetto, tratta da Questa sera si recita al soggetto. Una scena che rappresenta indubbiamente una delle pagine migliori di tutto il repertorio pirandelliano. Io credo che sia opportuno, che sia giusto che noi concludiamo la nostra chiacchierata su Pirandello proprio con questa scena. Qui mi sembra che tutto sia essenziale, tutto calibrato alla perfezione. Tutte quelle che sono le tesi pirandelliane tipiche da dimostrare, i suoi sofismi, quello che abbiamo chiamato ripetutamente il suo atteggiamento da avvocato, il suo atteggiamento avvocatesco, qui tutto è superato proprio artisticamente sul piano dell'arte, tutto è dato con una chiarezza e con un ritmo che non esiterei a definire perfetti. E lo stesso conflitto, quel conflitto di cui più volte abbiamo parlato tra finzione e realtà, trova qui la più efficace, la più coerente, la più valida delle rappresentazioni. Silenzio, silenzio adesso, canta Mommina, voce di cartello, Mommina, stringa la vampa, hai la vampa che dai in bocca. Via in sembianza. Ecco, attenta signorina a lei, e voi tutti intorno. Vai. Stride la vampa. La folla indomita,
Ma così vi fate beffe di me? Ma guarda che modi! È pazzo! Mi risponderai di quello che non hai fatto? Non ho ancora finito! Ci siamo anche noi! Ne risponderai a tutti! A tutti! Fa un buono a rompervi il grugno a tutti quanti siete! Chi l'ha fatto, padrone, in casa nostra? Ma come? Mi si manda a prendere la medicina? La medicina e poi? Me la fate trovare mascherata così? Lei va subito via dalla mia casa! Non volevo, non volevo, l'ho detto a tutti che non volevo! Ma guarda che sono a vedere, quella stupida che si scusa! S'approfitta che non abbiamo un uomo in casa che lo cacci via, pedate come si merita! Corri a chiamare tuo padre subito! Salti in letto e venga qua subito! Ma se è per questo possiamo cacciarlo via anche noi! Voi, voglio vedervi, cacciatemi via! Chiami, chiami pure papà, io rispondo al capo di casa di quello che faccio! Se pretendo il rispetto per voi tutte! Ma chi gliel'ha dato l'incarico, scusa? Scusi, come osa pretenderlo? Come? La signorina lo sa. Ma non così, con la violenza. Ah, è mia la violenza, non degli altri su di lei. Io le torno a ripetere che quella è la porta, via! No, signora, questo non me lo deve dire lei. Che lo dirà pure mia figlia, ma per adesso in casa mia la padrone sono io. Glielo diciamo noi tutte. Glielo diciamo noi tutti. Non basta! Se la signorina è con me, io sono qua il solo che abbia intenzioni oneste. Ma guarda, oneste! Qua non si fa nulla di male. La signorina lo sa! Ma buffone! Buffone voi altri! Guardate il bello di tua madre anche ancora! O finisce male ora stesso! Via, via! Andiamo! Ritiriamo! Ma no, perché? Non ci lascerete sole! Non è mica lui il padrone in casa nostra! E non ti buttare malato, Tunnardi, domani. Ci rivedremo. Papà non è in casa. Non è in casa. L'ho cercato dappertutto, non si trova. Ma come? Non è rientrato. Non è rientrato. E dove sarà? Ancora fuori a quest'ora. Sarà tornato al cabaret. Oh. Signora, noi ce ne andiamo. No, 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 aspettate. Per forza, aspettate. Non posso mica venire via così. Ah, già, scusi. Dimenticavo di avere ancora indosso la sua divisa. Vado subito a levarmela. Aspetta tu che la signorina te la ridia. Noi intanto ce ne andiamo. Ma no, io non vedo. Vedono, vedono loro, signora, se non vuol vedere lei. Io le torno a dire che è lei che se ne deve andare, non loro, ha capito? No, signora, loro. Perché di fronte alla serietà del mio proposito sanno che ormai non c'è più posto qua per il loro indegno scherzo. Sì, sì, vedrai domani come scherziamo non noi. Non mi parlo ora di vederlo. Per carità, per carità. E lei non stia a pregare nessuno. No, non prego. Voglio dire soltanto che la colpa è mia che mi sono arresa. Non dovevo sapendo che lei... Da siciliano serio non poteva più stare allo scherzo. No. Ma non ci siamo più neanche noi ora. Benissimo. È contenta ora? Di che? Ma come di che? Di che? Di aver detto quello che non doveva dire, che c'entrava questo incolparsi così all'ultimo. Mi è venuto spontaneo. Sì, e intanto ha fatto riprendere ansia costoro. Devo essere io l'ultimo a gridare che l'hanno a che fare con me tutti quanti. Anch'io, così in veste da camera. Pronto! Opla! Bravissimo! Ma che bravissimo, scempiaggini, così si guasta tutta la scena e non la finiamo più. Bene, avanti, avanti. Scusi, mi trovo in veste da camera, può anche venirmi di scherzare. Ma naturalmente. Ma vada a giocare alla morra lei, non venga qui a recitare. Se il signor Greco vuol recitare lui solo la sua parte e non niente, lo dica e ce ne andiamo via tutti. No, prego, me ne vado via io invece. Se gli altri vogliono fare a modo loro e come loro comoda, anche a sproposito. Ma guardi che era venuta così bene e opportuna, signor Greco, la frase della signorina, la colpa è mia che mi sono arresa. Lo sa, ci siamo infine anche noi. Dobbiamo vivere anche noi le nostre parti. Vuol fare bella figura lui solo. Basta, ognuno deve dire la sua. Basta! Si riprenda la scena. Mi pare sia proprio lei adesso, signor Greco, voleva guastare tutto. No, prego, non io. Io vorrei anzi che parlasse chi deve, che mi rispondesse a tono. Sono tre ore, direttore, che mi batto a ripetere, la signorina lo sa, la signorina lo sa, e la signorina non trova una parola per sostenermi, sempre con questo suo atteggiamento da vittima. Ma sono! Sono la vittima! Vittima di lei! Della mia casa! Delle mie sorelle! Vittima di tutti! Ma che cos'è ancora? Ma insomma, cosa ho fatto? Ma insomma, signor direttore, ma come? Io picchio a quella porta così tutto insanguinato. Ho le budella in mano, signor direttore. Devo venire a morire sulla scena, che non è facile per un attore brillante, e trovo qua lo scompiglio di attori smontati. Mancato completamente l'effetto che mi ripromettevo di cavar fuori con la mia entrata. Perché, pur così grondante sangue e moribondo, io devo essere anche ubriaco. Signor direttore, ma mi domando come si fa, come si rimedia adesso? Come è questo fatto, santo cielo? Ma s'appoggia la sua chanteuse, dov'è? Sono qua. Va bene. Ci sono anch'io a sorreggio. E lo sorregga. Ma io avevo le scale da fare portate in braccio da tutte e due. Non supponga di averle fatte. Ma supponga. E voi apposta, levate le disperazioni. Ma è possibile affogare così in un bicchiere per uno sciocco puntiglio? Fate attenzione, su. Papà mio! Ferito! Chi l'ha ferito? Dov'è ferito? Dove? Al
dentro. Di coltello? Squarciato, ha perduto per via tutto il sangue. Ma chi è stato? Chi è stato? Il cabaret! E l'ha dunque tornato al cabaret! Ma non pensare al cabaret adesso, mamma, non vedi com'è? Ma guarda come me lo vedo entrare in casa, guarda come se la tiene stretta. Ma chi è? Una donna, signora, che ha più cuore di lei. Pensi, signora, che suo marito qua sta morendo. Ma com'è stato? Com'è stato? Ha voluto prendere le difese di lei. Già, il cavaliere! È nata una lite. E quell'assassino! Ha lasciato lei e si è rivoltato contro di lui. E dica un po', l'hanno preso? No, è fuggito, minacciando tutti con il coltello in mano. Ma si sa almeno chi è? Lei non sa bene. Il suo amante. No, il mio carnefice! Il mio carnefice! Voleva fare un macello! Ma bisogna mandare subito per un medico! Che è stato? Che è stato? Oddio, papà! Chi l'ha ferito? Parla, parla, di almeno qualche cosa, papà, perché ci guardi così, papà? Ma guarda e sorride. Ma dove è stato? Com'è stato? Al cabaret, non vedi? Sfido! Ma un medico, non lo lasceremo morire così! Sì, sì, chi corre a chiamarlo? Andrei io se non fossi così! Vada, vada, la sua divisa è di là, vada a prenderla. Beh, lei stare lì, per carità. Sì, sì, corro io, corro io. Dico, com'è che non dice nulla? Dovrebbe pur dire qualche cosa, no? Papà! Papà! Ma seguita a guardare e a sorridere. Siamo qua, tutti attorno a te, papà. Possibile che voglia morire così senza dire nulla? Comodo, se ne sta lì, né morto né vivo. Ma chi aspetta? Io non so più che altro dire. Sarelli se n'è andato per il medico, beato lui. Mangini per la sua divisa. Parla. Parla. Perché non dici nulla? Se avessi obbedito, pensato che avevi quattro figliuoli a cui adesso può mancare pure il pane. Parla. Niente. Eccolo là. Sorride. Non è naturale. Tu non puoi sorridere così, papà, guardando noi. Ci siamo anche noi. Forse perché ha bevuto un po'. Non è naturale. Quando uno ha bevuto, se il vino triste, sta zitto. Ma se fa tanto di mettersi a ridere, allora parla. Non dovrebbe ridere, allora. Ma si può sapere almeno perché sorridi così? Perché mi compiaccio di come siete tutti più bravi di me. Bravo. Ma che dice? Dico che io così da me, senza sapere come sono entrato in casa, se nessuno è venuto ad aprirmi, dopo aver picchiato tanto a quella porta. Ancora, da capo. Non riesco a morire, signor direttore. Mi viene da ridere vedendo come tutti sono più bravi di me, non riesco a morire. E poi la cameriera? Che dov'è la cameriera, scusi? O non doveva correre ad annunciare alla cameriera? Oddio, signora, il padrone! La portano su Ferrico! Ma che va ancora contando? Adesso non si era già dato per avvenuto il suo ingresso in casa! Allora, scusi, signor direttore, tanto vale che dia per avvenuta anche la mia morte, non se ne parli più. No, signore! Lei deve fare la sua scena, parlare, morire! E va bene. Ecco fatta la scena! Sono morto! Non così! Caro signor direttore, venga su e finisca ad ammazzarmi lei. Cosa vuole che le dica? Le ripeto che io così da me non riesco a morire. Non sono mica una fisarmonica, scusi, che si allarga e si stringe pisando sui tasti. Viene fuori la suonatina. I suoi compagni? Sono più bravi di me, gliel'ho detto e me ne sono compiaciuto, ma io non posso. Per me quell'entrata era tutto. Lei l'ha voluta saltare. Io avevo bisogno per montarmi di quel grido della cameriera. E la morte doveva entrare qua con me, presentarsi qua, dalla baldoria svergognata di questa mia casa. La morte ubriaca, come avevamo stabilito. Ubriaca di un vino che se l'ha fatto sangue. E dovevo parlare io, vero? È vero, dovevo attaccare io a parlare. Sì. Io, tra l'orrore di tutti, io, prendendo coraggio dal vino e dal sangue, ho appeso a questa donna, così, e dir parole sconnesse, insensate.
è terribile per quella moglie, per quelle mie figliole e anche per questi giovani. Per questi giovani a cui dovevo dimostrare che se ho fatto la figura del grullo è perché loro sono stati cattivi, cattiva moglie, cattive figliuole e cattivi amici. E non io grullo, no, io sono buono e loro cattivi, io sono intelligente e loro stupidi, io nella mia ingenuità ed essi nella loro bestialità perversa, intelligente, sì, intelligente! Come sono intelligenti i bambini, non tutti quelli che crescono tristi tra la bestialità dei grandi. Ma dovevo dire queste parole da ubriaco, vero signor direttore? In delirio, no? Moribondo, e passarmi le mani insanguinate sulla faccia, così, e sporcarmela di sangue. Sei sporcato? Sì. Sì. E atterrirmi e farmi piangere, ma piangere davvero col fiato, oh, che non trovo più, appuntendo le labbra così per fare la mia ultima fischiatina. E anche tu, vieni qua, così, fra voi due, Ma più accosto a te, più accosto a te, bella mia, chinare il capo, come fanno presto gli uccellini, morire. È morto! Ah! Papà! Papà mio! Va bene, benissimo. Spegni il quadro. Le quattro sorelle e la madre attorno alla tavola della sala da pranzo. 6 giorni dopo. Spenta la luce del salotto. Ma dobbiamo vestirci di nero. Ma già vestirvi di nero. E doveva abbassarsi il sipario subito dopo la morte. Vabbè, non importa. Via. A vestirvi di nero. Via. Sipario, luce in sala. E così, con questa scena di questa sera si recita a soggetto, il nostro incontro con Pirandello si conclude. Io mi auguro di essere riuscito a rendervi, se non altro, più familiare questo scrittore. Mi auguro di essere riuscito a mostrarvi, attraverso una rapida rassegna delle sue commedie più importanti, quali sono le luci e anche le ombre del teatro pirandelliano. Spero di essere riuscito a fare tutto questo senza annoiarvi troppo. Arrivederci al nostro prossimo incontro.